Scusate, allora parto. Dunque, il punto è questo, per chi ancora non l'ha letto consiglio la lettura di questo articolo di Ernesto Burgio. Come affrontare adesso questa fase 2 partendo da qui? Siamo tutti quanti molto provati, con un cuore a pezzi. L'altro giorno si parlava con Silvia Di Luzio di coerenza, credo che innanzitutto dobbiamo pensare a ritrovare una nostra coerenza per poter affrontare poi quello che ci aspetta. Sembriamo veramente dei criceti sulla ruota perché sentiamo proprio il bisogno di fare e di metterci a disposizione. E allora, come rendere utile tutto questo? Allora ho scelto questa partenza. La partenza, cioè da dove Giorgio ci eravamo lasciati, cioè questo convegno che hai organizzato a Milano il 16 di febbraio, e mi fu chiesto di portarvi, presentarvi l'autismo secondo una prospettiva sistemica. E allora, come oggi, vi ripresento questo disegno che fu realizzato da un bambino con autismo mentre spiegavo alla madre il principio della respirazione cellulare. Lo portai allora in febbraio per sottolineare come anche il bambino avesse presente che non avesse senso parlare di respirazione ma senza considerare tutto quello che serve. Quindi lui, nella sua semplicità, ha rappresentato l'aria ma anche i polmoni. E capite come con adesso anche una intensità diversa, io vi ripropongo questo disegno perché che pochi giorni prima ci fosse questo disegno sui polmoni e sulla respirazione veramente ha per me dell'incredibile. Quindi è un simbolo per me, è un richiamo archetipico che quindi vi propongo e sottolinea l'importanza della interdisciplinarietà. Allora, vediamo. Che cosa possiamo dire adesso di Covid? Quindi un virus che almeno in un quinto delle persone dà delle manifestazioni importanti, ma fin dall'inizio, fin dai lavori cinesi, noi abbiamo riflettuto sul fatto che in quattro quinti questo non succede. Cioè è come se il coronavirus facesse cadere la prima tessera del domino, ma poi l'effetto domino, la reazione a catena, è legata alle caratteristiche dell'ospite. Ecco, quindi le caratteristiche dell'ospite vuol dire che rientrano e sono una parte importante di quello che dovremo fare da un punto di vista terapeutico. E fin dai primi giorni, quindi, era chiaro, ma proprio dalle caratteristiche epidemiologiche delle persone più colpite, che tutto ciò che dicevamo da tempo rispetto allo stress ossidativo e quindi alla low grade inflammation e a ciò che caratterizza quindi le malattie cardiovascolari, il diabete, insomma tutte quelle condizioni che tu hai citato, bene, avevano alla base una disfunzione endoteliale, quindi questo discorso nella patogenesi del danno da Covid era importante. Ciò che poi è emerso sullo studio della cascata infiammatoria ha aggiunto poi delle conoscenze, quindi dall'ingresso del virus attraverso il recettore ACE2, il virus poi viene processato dalle antigen presenting cell e quindi le cellule che presentano l'antigene consentono questo dialogo che è fondamentale. Quindi un incontro tra il maggior complesso di istocompatibilità, ho detto anche HLA, e i recettori dei linfociti T, quindi un riconoscimento specifico. E da lì un'attivazione, una cascata infiammatoria, dove abbiamo la famosa tempesta citochinica in cui l'interleuchina 6 gioca un ruolo importante, e da lì quindi una cascata che provoca il danno d'organo. Ma questo diciamo, è una parte di ciò che avviene, una parte perché
non c'è soltanto la cascata infiammatoria, come abbiamo detto c'è poi l'aspetto vascolare. Nella sindrome da distress respiratorio acuto sappiamo che il complemento che viene poco nominato, ma in tutto questo aspetto patogenetico è molto importante, è un mediatore di danno, quindi in sostanza l'endotelio viene interessato per due motivi in COVID, ma questo appunto era chiaro fin dall'inizio, perché i recettori ACE2 per l'angiotensina sono presenti, scusate per l'enzima che è il convertitore dell'angiotensina, sono presenti a livello dell'endotelio, e in più l'endotelio è teatro di danno per quindi lo spettatore innocente, diciamo, di un danno legato alla cascata infiammatoria. Quindi, in sintesi, una patogenesi con una cascata a due colonne, un'attivazione della cascata infiammatoria e poi un aspetto microtrombotico. E su questo poi si basa la terapia attuale. Mettiamo un attimo da parte COVID, che poi riprenderò con alcuni spunti, e mettiamolo su quello che ci siamo detti poi fino ad ora, cioè l'esigenza di convergere su di una medicina personalizzata, che non deve essere semplicemente uno slogan, ma un modello nuovo di vedere le persone. Qui abbiamo tutte le diverse discipline, quindi una letteratura immensa per ciascuna di queste fette, ma le persone non sono affette. La coerenza noi la dobbiamo trovare in questo senso, e qui c'è la persona, vuol dire che noi per ogni persona dobbiamo trovare un modo per avere un assessment omico che comprenda tutto quanto. Ognuno è necessariamente un essere unico, anche i gemelli identici sono in realtà diversi. Come mettiamo quindi questa esigenza di una medicina personalizzata e così attenta alla persona in un ambiente che abbiamo profondamente distrutto? Per chi non l'ha letto, consiglio questo bellissimo testo, La grande accelerazione, quindi la storia ambientale dell'antropocene, come l'essere umano abbia modificato l'ambiente a partire dal 45. Come vediamo allora questa scarsa umiltà con cui insomma difficilmente ricordiamo che siamo gli ultimi arrivati dopo una lunga catena? Come vediamo allora il percorso di cura e addirittura una medicina individualizzata che parta dalle prime fasi di vita? Perché se non riusciamo a trovare un modo per passare all'azione, cioè mettere in pratica questa teoria, resta veramente soltanto sulla carta. Quindi il punto è questo. Il punto è trovare un modello che metta insieme questi due aspetti, quindi una medicina basata sull'evidenza e una medicina che almeno sia di queste 4P. L'altro giorno Spaggiari, ti ricordi, diceva una cosa molto bella e molto giusta: non ci sono più medicine. Se pensiamo che ci siano più medicine, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa in termini di codice, quindi dobbiamo trovare un modo per mettere insieme le cose. Quindi, in sostanza, l'obiettivo è questo. Non è pensabile che ognuno vada per conto proprio, dobbiamo trovare delle linee condivise, ma allo stesso tempo andare sull'individuo. Allora, adesso vi presento, sarà forse un po' disordinata come presentazione, ma quello che mi interessa, ricordo, il mio obiettivo in questo tempo che abbiamo insieme è presentarvi alcune coordinate per evidenziare una complessità che in qualche maniera dobbiamo accogliere per poi passare all'azione. Quindi in questa prima parte affronterò gli aspetti patogenetici. Innanzitutto il paradigma patogenetico, in chiave epigenetica parleremo dei primi 1000 giorni. Poi vediamo il sistema immunitario, di cui vi anticipo, sottolineerò alcuni aspetti proprio per evidenziare la complessità, l'importanza della comunicazione e della educazione in chiave epigenetica. Parleremo poi del mitocondrio, quindi come il mitocondrio intervenga fin dalle fasi precoci, quindi dall'epigenetica al sistema immunitario, come interfaccia con il sistema immunitario,
Una finestra particolare, e vedremo alcuni aspetti che riguardano la gravidanza, a cui in realtà tutta questa relazione è dedicata. L'obiettivo anche con Giorgio è quello di convergere, creare dei gruppi di lavoro che possano essere interdisciplinari e centrati sulla gravidanza. E poi vi parlerò delle opportunità dell'olobionte e del gut brain axis rapidamente. Allora, iniziamo. Non è una novità parlare dei primi 1000 giorni, tant'è vero che noi pediatri abbiamo dedicato numerosi convegni a questo tema. 1000 giorni, ricordo, sono i 9 mesi di età gestazionale e i primi 2 anni di vita. L'esigenza è nata dall'osservazione epidemiologica di una profonda trasformazione dello scenario delle malattie, quindi un progressivo aumento delle malattie non infettive, che poi vedremo meglio nel dettaglio dopo, a fronte invece di una riduzione delle malattie infettive. Vediamo come Covid in un certo senso abbia portato all'attenzione una questione rilevante, cioè il capitolo malattie infettive chiaramente non può dirsi chiuso. Il punto è che quando questo aspetto interviene sulla una fragilità che è quella della low grade inflammation, che caratterizza molte di queste condizioni non trasmissibili, ebbene lì succede qualcosa. Allora, questa che è una slide di Ernesto Burgio, che ricorda quale sia la finestra di vulnerabilità. La DOAD, qui, Developmental Origins of Health and Disease, è un modello, è una teoria per interpretare un aumento parallelo della prevalenza di tutte queste condizioni, malattie cronico-degenerative, neoplastiche con una preoccupante anticipazione in età evolutiva, i disturbi del neurosviluppo, malattie immunoallergiche, diabete, obesità. Ebbene, dobbiamo concettualizzare un paradigma che metta insieme tutto questo. E quindi un paradigma in chiave epigenetica che interviene nelle prime fasi di vita. Quindi mi scuso con gli esperti se ripropongo i mattoncini, ma ci sono anche persone meno esperte di questo ambito e quindi preferisco non trattare anche questa parte. Quindi immaginiamo di srotolare il DNA di un cromosoma e arriviamo quindi alla doppia elica e a questi pallini che sono gli istoni. Ebbene, parlare di epigenetica non significa semplicemente pensare alle metilazioni o alle acetilazioni o microRNA, ma significa concettualizzare un nuovo modello di genoma, dove genoma non è soltanto la sequenza di DNA, ma è anche una struttura dinamica di istoni, e a questo si aggiunge questa nubecola di molecole che possiamo vedere un po' come la sintesi dei messaggi che arrivano dal mondo interno intracellulare e dal mondo esterno. Quindi l'epigenetica è un nuovo modo di vedere il genoma, non come stampo rigido e freddo che dà degli ordini, ma come database in continua comunicazione con l'esterno. E questi pallini colorati rappresentano i messaggi, messaggi che quindi sono tutto l'ambiente, inclusi i tossici di cui ci parlava Giorgio. Stroman dice che ai geni deve essere detto se essere accesi o spenti. Il differenziamento cellulare è la migliore dimostrazione di che cosa sia l'epigenetica, quindi tutte cellule con lo stesso patrimonio genetico, ma uno fa il linfocita e l'altro fa il neurone, perché il pattern di accensione e di spegnimento dei geni è differente. Quindi geni visti come parole, ma siamo credo tutti d'accordo sul fatto che la storia, cioè il significato di una storia, non possa dipendere soltanto dalle parole. E gli insegnanti, per esempio, quando parlo di questi aspetti sono i primi, sono molto interessati a questo senso delle parole e della storia, meglio. Quindi, modelli semplici per comprendere le cose, nella realtà le cose sono molto complesse. Possiamo immaginare quindi che questo, cioè l'insieme di tutte le informazioni che arrivano dall'ambiente prendano il nome di esposoma. L'esposoma è l'insieme di tutto questo.
Ernesto ci ricorda quindi come ciascuno di noi sia il risultato di un doppio percorso, un lungo percorso filogenetico, ma i giochi importanti si fanno nei 9 mesi di vita intrauterina, durante la quale in senso adattivo e predittivo si organizza l'epigenoma. Sarà poi la guida per il resto della nostra vita e quindi segnerà sarà la base dello stato di malattia e salute delle fasi successive. Il mismatch rispetto poi alle condizioni che si troveranno, rispetto invece a quello che è stata la programmazione, sarà alla base della patologia. Quindi in sintesi, non il risultato, insomma il nostro destino non è nei geni, ma in questo laboratorio che è la vita intrauterina, nel corso della quale tutti gli agenti, quindi in particolare purtroppo questo grosso capitolo degli inquinanti, agiscono per accendere o spegnere i geni. E perciò vuol dire che noi dobbiamo occuparci di tutto questo, ma occuparci di tutto questo significa immaginare proprio delle schede, delle squadre, dei team multidisciplinari con cui condividere tutto questo, perché altrimenti insomma, ne parliamo, ma non stiamo passando all'azione, perché è un fatto che per la maggior parte delle persone tutto questo ancora non avvenga. Uno dei grandi temi, per esempio, è la dieta, e non può, deve essere affrontato molto seriamente, quindi non come nella vignetta, ma come con questa slide invece molto complessa della medicina individualizzata. Quindi in particolare per quanto riguarda la gravidanza, io mi occupo di bambini con disturbi del neurosviluppo, ma quando raccolgo l'anamnesi, queste sono mamme, quasi nessuna è stata seguita e consigliata per quanto riguarda l'alimentazione, che non può essere uguale per tutti, dipenderà chiaramente dalle caratteristiche individuali. E questa è estremamente complessa, che riassume come ecco, possiamo semplificare per spiegare i principi, ma poi a livello molecolare le cose sono molto complesse, e inoltre se per motivi di studio possiamo dividere l'effetto di ciascun tossico, e in realtà la sinergia dei tossici è ciò che poi è determinante ai fini di ciò che avviene a livello del genoma. Quindi concettualizzare e pensare a degli studi con delle metodologie adeguate è in grado di cogliere questa sinergia. Quindi andrà superata una metodologia tradizionale che non coglie l'essenza del problema. E anch'io quindi ripropongo questo, la letteratura immensa, Giorgio in parte ve l'ha mostrata. Qui solo per ricordarvi come poi nella vita di tutti i giorni dobbiamo affrontarle poi le cose, e quindi vista la situazione drammatica, questa sono i dati ARPA del 14 di gennaio, guardate qui come eravamo messi con l'indice di qualità dell'aria e il PM 2.5. Quindi ci fu proprio una levata di scudi, e tra l'altro erano anche in pista le trattative per aprire un tavolo in regione per affrontare questi temi. Queste le parole, che non richiedono commenti, dell'allora direttore generale dell'OMS, perché poi alla fine anche da un punto di vista di welfare agire in termini di prevenzione primaria è un grande vantaggio. E per chi pensa che sia un po' da alternativi affrontare i temi ambientali, ricordo che l'articolo 5 del codice di deontologia medica ricorda che l'ambiente deve essere considerato un determinante fondamentale della salute individuale e collettiva, quindi la prevenzione fa parte del nostro mestiere. Secondo aspetto, vi dicevo, l'immunologia. Farò una carrellata rapida, quindi non è importante che guardiate i singoli meccanismi molecolari. Mi interessa introdurre questa parte, e lo faccio in questa maniera così apparentemente sconclusionata, perché l'obiettivo di questa parte è ricordare la complessità del sistema immunitario e come sia quindi controproducente
avere un atteggiamento riduzionista rispetto ad alcune parti del sistema immunitario che vengono ritenute più nobili rispetto ad altre. Quindi, un po' come hai fatto tu, Giorgio, io affronterò soprattutto la parte della Cenerentola, quindi l'immunità innata, rispetto invece alla più nobile immunità adattiva e in particolare all'immunità umorale. Questo è un testo di parecchi anni fa e Roberto Burgio sottolineava già nella prefazione come ci fossero poi alla fine più domande che risposte. E questo è un atteggiamento che ho sempre mantenuto e molto apprezzato nell'immunologia, e perché necessariamente, come vedremo, deve essere così. Nell'immunologia noi solitamente nel sistema immunitario vediamo due aspetti: la parte che ci piace, quindi che difende dai patogeni, difende l'integrità del self, quindi la tolleranza, e poi c'è una parte che non ci piace. A volte il sistema immunitario è disregolato e danneggia l'ospite, allora abbiamo il capitolo dell'allergia, l'autoinfiammazione e l'autoimmunità. E solitamente affrontiamo questa parte che non ci piace in maniera soppressiva, senza chiederci che cosa sia successo e come si possa eventualmente riavvolgere il nastro. C'è una parte che invece viene poco sottolineata, cioè il sistema immunitario costruisce, e siccome non si costruisce da soli, io credo che non abbia proprio senso parlare di sistema immunitario con tutta la sua complessità, ma estrapolandolo da quella che è la biologia. Quindi sappiamo perfettamente come sia modulato in molte funzioni, si debba parlare quindi di psico-neuro-endocrino-immunologia, ma perché sono ampiamente dimostrate tutte queste relazioni. E poi, oltre a questo, l'individuo è all'interno di un sistema, anche di un sistema sociale, quindi dobbiamo capire se stiamo parlando di sistema immunitario o ci interessi affrontare il discorso del sistema immunitario nel benessere dell'organismo, perché se ci interessa questa seconda cosa vuol dire che tutto questo ci riguarda e non ha senso prendere il sistema immunitario e tirarlo fuori. Lo possiamo fare inizialmente, ma per studiarlo. Dicevo, il sistema immunitario costruisce, questo lavoro parla del settimo senso, quindi oltre ai cinque sensi famosi che imparavamo anche alle elementari, qui viene introdotta anche la sensibilità propriocettiva come sesto, e il settimo, il sistema immunitario. Ecco, mi piace molto che venga inserito il sistema immunitario che costruisce, trovo comunque sia sempre un lavoro parziale, perché già viene in mente la sensibilità enterocettiva, che qui è una grande assente, accenderò al nervo vago, quindi poi tutto l'asse neuroendocrino, quindi tutto questo contribuisce. Essere presente e funzionare bene per avere un... Mi sentite? Giorgio, mi senti? Sì. Ora sì. Ok, perfetto, grazie. Il sistema immunitario deve essere presente e ben funzionante. Ci sono dei lavori affascinanti su questi temi. Ora vediamo rapidamente un po' questa cassetta degli attrezzi. Siamo abituati a vedere il sistema immunitario diviso in questi due compartimenti, con un'intersezione parziale data dai T linfociti e dagli NK. Mi piace sottolineare questa affinità con il sistema nervoso, quindi il riconoscimento e la comunicazione come aspetti che accomunano questi due sistemi. Ecco, l'immunità innata non è semplicemente cellule, ma è anche barriera, quindi barriera cutanea, mucosa, e anche complemento, come dicevamo prima. E poi invece l'immunità adattiva con i linfociti B e i linfociti T con le loro funzioni. Dicevo, volevo spendere qualche parola sulla Cenerentola, che è l'immunità innata, che viene vista, ecco, come linea di primo, insomma, quelli mandati un po' allo sbaraglio, intanto che gli altri, quelli più
potenti e più bravi si organizzano. Ecco, innanzitutto è estremamente conservata, quindi tutto ciò che è altamente conservato vuol dire che funziona molto bene ed è molto importante. Le barriere sono da considerare parte di questa immunità. La funzione elimina le cellule danneggiate e avvia il processo di riparazione, quindi occhio, perché sappiamo bene come molti pazienti COVID, anche dopo sintomi lievi, abbiano delle fibrosi che dobbiamo capire meglio. Stimola la risposta adattiva. In sostanza, i cavalieri della risposta adattiva, senza aver dietro alle spalle un'immunità innata ben funzionante, non è che possano fare un granché. Quindi questo aspetto è importantissimo. Ha una risposta di default, nel senso che mentre la risposta adattiva con la grande diversificazione delle immunoglobuline, sapete che poi maturano nel tempo, diventano sempre più affini per l'antigene o il TCR, per i linfociti T, bene, l'immunità innata ha un repertorio limitato, quindi circa 1000 molecole, e si attiva per azione di questi pump e dump. Quindi che cosa sono? Sono i primi, sono pump, quindi da patogeno, sono delle sequenze altamente conservate dei principali patogeni, e i dump invece sono delle molecole endogene che vengono liberate in occasione di stress e di danno cellulare. Quindi quando ci sono questi campanelli d'allarme provenienti dai patogeni o da danno delle nostre cellule, questa immunità si attiva. Si attiva con dei recettori che si chiamano Toll-like receptor. Toll vuol dire straordinario in tedesco, e effettivamente è molto affascinante seguire questi aspetti dell'immunologia. Molto rapidamente, non dimentichiamo che prima di arrivare all'infiltrazione, all'attivazione dei macrofagi nei tessuti, qui ci sono a monte degli eventi molto complessi, molto articolati, quindi le cellule devono rotolare, devono esserci delle attivazioni delle integrine a opera delle chinochine, devono aderire attraverso l'endotelio. Quindi guardate che processi complessi, articolati, quindi si capisce come ognuno di questi aspetti possa essere poi alla base sia di una immunodeficienza per chi ha questi meccanismi deficitari, ma poi possa essere anche un motivo di danno in realtà quando le risposte sono esagerate. Il complemento, qui vediamo come la cascata enzimatica poi porti in ultima analisi ad aprire questi tubi, praticamente questi pori nei germi, ma il complemento è causa di danno, come abbiamo visto già nelle prime slide, anche dell'endotelio, di tutti i tessuti che stanno intorno all'attivazione della risposta infiammatoria. Ed ecco qui questi toll-like receptor, sono questi gancetti, quindi molto semplici, non sono numerosi nelle loro diversificazioni, sono, come vi dicevo, sensibili per esempio a queste proteine molto importanti nella produzione di danni e nella attivazione poi di cascate infiammatorie responsabili poi di danni a livelli tissutali, quindi importanti nella fase di attivazione, ma poi se non ci sono dei sufficienti meccanismi di controllo si crea il danno nel circostante. Inflammosomi, ve ne parlo molto, molto rapidamente, perché poi questi sono dei concetti che vedremo nella pratica clinica, in particolare nell'autismo, quale sia il senso di queste molecole. Questi inflammosomi, che sono anche molto belli a vedersi, sembrano dei fiori, bene, attivano degli enzimi, in questo caso per esempio la caspasi 1, e quindi la cascata e l'attivazione di questa importante citochina infiammatoria che è l'interleuchina 1 beta. Gli NK, quindi i natural killer, sono in effetti progettati per uccidere le cellule danneggiate, per uccidere le cellule infette e per attivare attraverso l'interferone gamma i macrofagi, quindi determinare l'uccisione dei microbi fagocitati. A cosa servono? I macrofagi hanno questa funzione, quindi
potenziano l'immunità adattiva, cioè quella dei cavalieri, diciamo, e promuovono l'uccisione dei microbi. E questo attraverso fondamentalmente questi meccanismi. Ritroviamo quindi l'interleuchina 6, che sappiamo, appunto, come ho detto all'inizio, essere protagonista nella infiammazione di COVID. Ma ritroviamo anche dei meccanismi che quindi ci ricordano tutto quello che ha detto Giorgio prima. Qui rivediamo allora la funzione di questi natural killer. Allora, quando, che cosa è importante poi? Chiaramente hanno delle funzioni fondamentali, ma perché non creino danno, è importante un equilibrio tra la capacità di attivare e la capacità di frenarsi. E questa possibilità di attivazione dei freni avviene attraverso il maggior complesso di istocompatibilità. Molto brevemente, allora vi parlo di questo aspetto perché la predisposizione genetica attraverso l'HLA è stata vista per troppo tempo forse come una sorta di predestinazione a sviluppare malattie. Invece io in questi minuti vorrei sottolineare il fatto che sicuramente ci sono degli aplotipi che predispongono, ma in realtà c'è molta epigenetica e quindi molto dialogo con l'ambiente. In particolare mi vorrei soffermare su questi KIR, che sono appunto i recettori dei natural killer, che hanno proprio la struttura simile alle immunoglobuline. Il dialogo tra le cellule, che vi avevo mostrato appunto anche all'inizio nella slide che descriveva l'infiammazione in COVID, il dialogo, dicevo, tra le cellule e il sistema immunitario avviene attraverso il riconoscimento e la presentazione da parte delle molecole del maggior complesso di istocompatibilità, cioè dell'HLA. E a seconda degli aplotipi si possono avere delle predisposizioni per rompere, si dice, la tolleranza, quindi andare verso l'autoreattività, oppure essere più resistenti. Questo, che sembra una specie di balletto, e rappresenta un riconoscimento e il dialogo tra i trofoblasto e i natural killer uterini. Capite come fin dall'inizio questo balletto sia importante poi ai fini di come andrà la gravidanza, perché il feto è per metà istoincompatibile, quindi la gravidanza e la modulazione della risposta infiammatoria durante la gravidanza è un aspetto importantissimo poi per come andrà per il buon esito della stessa gravidanza. E ci sono delle combinazioni tra questi KIR, cioè i recettori dei natural killer e i ligandi che sono presentati attraverso l'HLA-C del trofoblasto, dicevo, delle combinazioni più facilmente associate poi a poliabortività, per esempio, o come vedremo a una serie di condizioni, per esempio, tra queste anche l'autismo. Questa è una slide della dottoressa Guerini. Il gruppo del Dognocchi è estremamente attivo rispetto a questi temi. Capite quanto sia importante lavorare su questa finestra, perché qui si fanno i giochi. Non è predestinazione genetica, perché la possibilità di indirizzare l'NK in un senso o nell'altro in realtà dipende dall'ambiente circostante. L'HLA-G, bene, questo è un antigene che si trova soltanto a livello del trofoblasto e è molto importante perché questo HLA produce dei fattori di crescita che poi favoriscono il buon esito e un buon impianto. Quindi aspetti davvero cruciali, molto complessi, e tutti quanti questi aspetti sono dei possibili bersagli, poiché possiamo vedere veramente la placenta come la scatola nera di ciò che avviene nelle prime fasi della vita. Quindi un giusto equilibrio tra freno e acceleratore in questa fase è ciò che è importante poi
per quello che accadrà dopo. Vi dicevo che l'aspetto molto interessante è che è nuovo, perché fino a poco tempo fa il sistema immunitario veniva visto come qualcosa di estremamente rigido. No, e qui si acquisisce veramente questa, è proprio un modo di vedere le cose diversamente, quindi una fluidità e una, la possibilità di modulare da un punto di vista epigenetico questo gioco di freno e acceleratore. Si parla di percorso educativo, gli antigeni del maggior complesso di istocompatibilità sono un po' come da intendersi come la via attraverso cui avviene questo lavoro, proprio per sottolineare l'aspetto educativo e come ci sia quindi un'evoluzione dell'NK. Addirittura, insomma, si mette un simbolo assolutamente riconoscibile. E questo, come vi ho detto anche l'altra volta, è un po' il registro elettronico dell'educazione, del percorso educativo. Che cos'è? È un pattern di accensione e spegnimento dei geni, che dipende da ciò che sta intorno e dall'ambiente e dagli incontri che l'NK fa durante il suo percorso evolutivo. E questo è ciò che incontra il nostro ambiente rappresentato dai pallini. Dicevo, la immunità adattiva, quindi la parte cosiddetta più nobile, ma in realtà non fa nulla se dietro non c'è una buona fanteria, quindi produzione di anticorpi per i linfociti B e poi invece linfociti T con delle funzioni diverse che sono di funzioni di aiuto, quindi TL per i citotossici. Le funzioni importantissime per quanto riguarda la parte regolatoria. Qui non guardate la complessità delle slide, mi interessa ricordare che gli incontri e la collaborazione delle cellule non avviene in giro così per caso, ma all'interno degli organi linfoidi secondari, quindi all'interno dei linfonodi, della milza. E lo stesso quindi l'incontro con i patogeni, dove quindi una volta che gli organi linfoidi vengono raggiunti dai frammenti dei patogeni e poi avviene la collaborazione, allora poi avviene l'attivazione cellulare e anche la produzione di anticorpi. Qui in sintesi queste onde che riconoscete bene, come si svolge la risposta, abbiamo una risposta primaria e poi al successivo incontro con l'antigeno una risposta secondaria che è più rapida e più specifica e intensa. E questo infine quindi le fasi del riconoscimento, attivazione, l'eliminazione dell'antigene, il declino, poi si va verso l'omeostasi e poi la memoria. Ora, questo significa in sostanza che abbiamo tante funzioni, due compartimenti che però in parte sono sovrapposti, una collaborazione che deve avvenire. Parlare di sistema immunitario significa che da un punto di vista della cassetta degli attrezzi è importante avere le idee chiare su chi faccia che cosa, ma è importante comunque non perdere di riferimento la rete e perdere di riferimento il fatto che non stiamo parlando di un sistema così avulso rispetto all'ambiente, ma è un sistema assolutamente dinamico e in continua relazione con l'ambiente. Qui vi ho riportato altri due lavori molto interessanti per far presente come ci siano aspetti epigenetici anche per quello che abbiamo sempre considerato praticamente incrollabile e fisso e rigido, cioè i TCR, quindi i recettori T dei linfociti, e anche la crescente affinità delle immunoglobuline. Quindi anche qui abbiamo un aspetto epigenetico, quindi senso adattivo delle modificazioni del sistema immunitario. Dunque, con questa, che è l'ultima slide del capitolo sistema immunitario, ricordo quindi come ci siano allora questi due compartimenti, quindi i linfociti T helper TH1 e TH2,
ne abbiamo parlato, ne parliamo da tanti anni, non so chi di voi ricordi il professor Bierucci quando diceva che tutto sommato l'allergia è una patologia che riguarda i bambini un po' snob. Dalla hygiene hypothesis, cioè il fatto che l'assenza di stimoli di tipo TH1 abbia poi sbilanciato la risposta verso il TH2, bene, è stata nel tempo poi rivista. Di fatto è vero che la nostra vita ci espone poco agli stimoli di tipo TH1, tant'è vero che adesso non so se abbiate sentito l'idea di utilizzare il vaccino per la tubercolosi, ecco, giusto per dare una informazione, il motivo per cui si è pensato a questo è per sfruttare questo effetto BCG, cioè un effetto che vada a far pesare la bilancia di più sul TH1, mentre la maggior parte dei danni in Covid sono legati ad un TH2, quindi questa è una spiegazione. Concludo questa parte con un lavoro di Gupta, il quale dice: ma dobbiamo pensare quindi non tanto all'immunosoppressione o al sostituirci, ma ad una immunomodulazione, che è anche un termine molto più gentile, la chiave per affrontare la pandemia. In questo ho una domanda a cui ancora non ho trovato risposta. Chiaramente siamo tutti quanti molto interessati all'effetto del plasma iperimmune. Ora io non ho ancora capito francamente bene che cosa contenga il plasma iperimmune, nel senso che abbiamo capito che ci siano le immunoglobuline specifiche, però l'effetto di questo plasma interviene in un momento in cui teoricamente il ruolo delle IgG specifiche se n'è già andato, perché il ruolo importante delle IgG specifiche è nella fase iniziale, qui la gravità è legata alla tempesta infiammatoria, quindi mi viene più da pensare che nel plasma iperimmune sia molto importante tutto quello che l'organismo ha messo in atto, quindi tutto questo sistema di freni, a cominciare dall'interleuchina 10 e tutti i fattori che riguardano poi la coagulazione, per spiegare poi questo effetto interessante. Queste sono delle domande che poi credo davvero debbano essere tenute in considerazione in vista delle strategie che poi verranno attuate, e anche per ridimensionare poi un ruolo rispetto degli anticorpi specifici, che sicuramente sono importanti nella fase iniziale. Speriamo tutti che possa esserci un vaccino specifico, però attenzione a non vedere soltanto quest'unica strada, non solo per i tempi lunghi, ma anche perché qui abbiamo a che fare con una complessità che davvero non può essere dimenticata nella pianificazione delle strategie. Vengo all'altro capitolo, quindi mitocondri. Già Giorgio ha detto praticamente tutto. Allora, questa squadra dei gialli, perché è così importante? Così importante, quindi sottolineo soltanto alcuni aspetti ulteriori. Intanto è molto importante per le prime fasi della vita. Tutto questo software epigenetico di cui abbiamo parlato, questa meraviglia, questo laboratorio molto intenso nelle prime fasi di vita, bene, tutto questo ha un costo energetico, e quindi è il mitocondrio poi che riesce a far andare avanti la macchina, questa macchina della cromatina che deve cambiare continuamente assetto. Ancora, nelle cellule staminali, il mitocondrio, quindi in tutti quei processi, e in questo caso parlo della cellula staminale neurale, ma vale anche per le altre. Quindi fin dalle prime fasi la disponibilità di energia è fondamentale per quello che farà la cellula,
Del mitocondrio sottolineiamo anche il fatto che ci sia una differenza di potenziale tra membrana interna ed esterna, e allora dobbiamo davvero chiederci se sono così importanti anche nella fase iniziale, addirittura con dei fattori di trascrizione in base alla loro differenza di potenziale, che cosa accada di tutto questo nel momento in cui una madre viene esposta alle onde a bassa frequenza. E allora pancioni che sono utilizzati non soltanto come tavolini per i tablet, ma addirittura ci sono delle app per fare delle ecografie per tranquillizzare le madri. Allora dobbiamo veramente convergere su delle linee di cautela, perché qui davvero c'è qualcosa che non va. Quindi grande letteratura, si parla molto, però come dicevo non si passa all'azione. E poi quest'altro aspetto del mitocondrio, cioè l'interfaccia con il sistema immunitario, perché qui trovate l'inflammosoma e molte altre funzioni di cui ho accennato. Quindi un sistema immunitario non può funzionare bene se non c'è un sistema mitocondriale, una funzionalità mitocondriale che tenga. Allora, come mettiamo tutto questo sul programma, sulle cose da fare? Cosa sono? Quindi affiancare la persona, e il percorso di cura va dalle prime fasi di vita verso l'età adulta con questa idea della personalizzazione. Le prime fasi quindi sono importanti. Ne ho già parlato prima, ci sono degli aspetti del sistema immunitario materno correlati a aborti spontanei, alla preeclampsia. Ruolo fondamentale è dato da questo equilibrio, da questa bilancia tra i TLPR17 e i TREG, quindi tutto quello che influenza questa bilancia influenza poi il decorso della gravidanza. Ci sono tanti aspetti, quindi, che già da tempo conosciamo. Ce ne sono anche di più datati, però mi piaceva molto questo schema che vi propongo. Quindi la presenza, uno stress ossidativo durante la gravidanza assolutamente previsto, ci sono degli aspetti anche, come sottolineava Giorgio, positivi degli aspetti ossidativi. Il punto è che non si deve andare oltre una certa soglia, devono esserci dei sistemi per cui le cose poi rientrano e vengono riportate in equilibrio. Ma questo tema, questo argomento è fondamentale poi ai fini del fetal programming. Non possiamo separare gli argomenti. Separare gli argomenti significa che noi lasciamo il peso di questo albero della vita interamente alla madre. E poi un altro tema che sottopongo quindi ai ginecologi, perché devo dire che in questo periodo sono le persone con cui sto collaborando maggiormente. Allora, ci sono i recettori ACE2 anche a livello della placenta. Allora dobbiamo davvero chiederci che cosa sarà poi di queste gravidanze. Sappiamo che il virus contratto nella fase finale, perché per ora solo questo possiamo sapere, non dà delle non dà problemi significativi, almeno per quello che la letteratura fino ad ora ha dimostrato, però dobbiamo fare attenzione, ecco, seguire, quindi prevedere dei sistemi di monitoraggio per le mamme che appunto stanno diventando mamme in epoca Covid. Sulla gravidanza noi sappiamo moltissimo rispetto, c'è una letteratura molto importante rispetto a fattori protettivi. Quindi questo è un lavoro, se lo volete annotare, che dà delle indicazioni molto, molto precise, molto puntuali e sottolinea come appunto si debba passare all'azione. Ancora, le condizioni metaboliche materne, quindi diabete, ipertensione e obesità, sono correlate a disturbi del neurosviluppo. Se decidiamo di studiare questi fattori, ecco, già vi anticipo, dobbiamo pensare ad un modello per disegnare le ricerche che siano coerenti con la complessità della biologia. Quindi si sta andando verso un superamento degli studi
cui facciamo delle correlazioni semplici con singoli fattori, qui stiamo parlando di aspetti sinergici tra loro, e quindi il modello delle reti neurali artificiali in cui le variabili parlano tra di loro è il modello che si sta affermando, almeno nello studio in questo ambito. Ancora, ne accennava prima Giorgio, gli interferenti endocrini, quindi numerose patologie, tutte quelle che vedete elencate qui, sono correlate agli interferenti endocrini e all'esposizione in utero a queste sostanze. E poi lo stress durante la gravidanza in particolare, quindi anche questo è qualcosa di cui dobbiamo occuparci, perché quanto saranno stressate adesso le mamme in questo periodo. La attivazione del sistema immunitario materno è un capitolo enorme, la MIA, si chiama così, quindi Maternal Immune Activation, è studiata soprattutto per l'autismo. Nell'autismo ci sono tantissimi lavori, però è un discorso che vale anche per altre condizioni. Come vedremo poi rapidamente, nelle persone con autismo troviamo spesso delle comorbidità, quindi questo appunto è coerente con la programmazione che non riguarda soltanto il sistema nervoso. Ebbene, tutti questi fattori, quindi infezioni, l'aumento delle citochine, l'autoimmunità, i disordini immunomediati, le alterazioni del microbiota, in particolare del microbiota del cavo orale, sono correlati a disturbi del neurosviluppo. Questo lavoro, ecco, da un punto di vista metodologico è molto importante, un lavoro di Grossi, Migliore, Muratori, che prende in considerazione tutti i fattori di rischio per la gravidanza, più con una letteratura che correla il fattore all'insorgenza di autismo, ma il metodo con cui vengono diciamo fatte parlare le variabili è differente rispetto a quello che siamo abituati ad osservare, quindi con dei nodi che evidenziano gli aspetti fondamentali su cui convergono delle traiettorie di fragilità. Ed è questo il modello che si sta affermando. Non una predestinazione, ma un modo di concepire le malattie come delle traiettorie di fragilità possibile, in luogo di una fotografia di un danno inevitabile e irreversibile. Capite la differenza? Una differenza abissale, perché vuol dire che qui noi più precocemente agiamo, meglio è, ma possiamo fare molto. Possiamo fare molto, quindi in questo caso noi abbiamo la responsabilità di ciò che facciamo, ma anche di ciò che non facciamo. Una volta avvenuto il parto, l'allattamento va assolutamente sostenuto. Teniamo presente che non tutti i bambini sono uguali, ci sono delle situazioni di stress notevolissimo. Occupandomi di autismo, io trovo molto spesso delle situazioni in cui i bambini sono estremamente sofferenti e quindi si creano delle dinamiche che richiedono davvero che una presenza molto forte e molto competente. Vi riporto, quindi in conclusione di questo capitolo della gravidanza, un lavoro che mi è capitato di trovare, ma per insomma, motivi altri, diciamo, ma mi è sembrato molto. La questione è l'ipotiroidismo subclinico in gravidanza, quindi delle linee guida che sembrerebbero superate dai lavori degli ultimi 3 anni. Quindi qui gli autori in sostanza dicono: ok, ci sono delle raccomandazioni del 2017, ma nella letteratura che è stata poi prodotta successivamente, in realtà le evidenze sembrano andare in un'altra direzione. Allora, come fare? Allora bisogna prevedere, e qui torniamo quindi alla medicina basata sull'evidenza, un sistema che renda le linee guida coerenti con ciò che viene prodotto continuamente dalla letteratura. L'olobionte. Allora, se noi insomma non siamo soli, sappiamo che dentro il nostro corpo abbiamo germi che nel complesso mettono a disposizione 1 milione di geni rispetto ai nostri 23.000, allora ecco che anche questo rappresenta un capitolo fondamentale ed è un determinante di salute.
Quello che è stata poi la grande scoperta è che in realtà questa flora intestinale, come la chiamavamo amichevolmente un tempo, in realtà è un importante direttore di orchestra di questi collegamenti complicatissimi tra l'intestino, il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico. Quindi non l'amichevole flora intestinale, ma addirittura un direttore di orchestra. E perché è così importante? Il microbiota ha una funzione fondamentale per definire quello che si chiama lo shaping del sistema immunitario, quindi regola nelle fasi precoci questa bilancia tra tolleranza e immunità. Quindi gioca un ruolo importantissimo fin dalle fasi precoci. E se guardiamo, la letteratura correla la disbiosi. La disbiosi è lo squilibrio del microbiota, in particolare il microbiota intestinale. Dicevo, la letteratura correla la disbiosi a numerose condizioni, che sono le malattie, vedete, cronico-degenerative, l'obesità, il diabete, i disturbi neuropsichiatrici, le malattie cardiovascolari e anche i tumori. Ma vedete che sono le stesse condizioni. A conferma di come effettivamente il microbiota giochi un ruolo importante in questo processo. Quindi non possiamo parlare di sistema immunitario senza considerare anche il microbiota. Anche in questo caso, bene, i meccanismi con cui agisce il microbiota anche nei confronti del sistema nervoso sono molteplici. Vi ho riportato soltanto questo lavoro in cui si evidenzia che tra i vari meccanismi c'è anche quello epigenetico. Questi sono gli stoni e quindi i collegamenti e i legami che sono stati dimostrati. Questo è un tema importante, questo del microbiota, a conferma di quanto sia importante. Vi riporto questa review in cui, quanti sono? Sono 26 studi, 26 studi che hanno preso in considerazione la risposta ai vaccini nelle persone, nei bambini che assumevano i probiotici. Ora, senza entrare nel merito della metodologia, ma allora il concetto è questo, quello su cui vorrei riflettere con voi è questo. Se il microbiota è così rilevante, scusate, l'integrazione probiotica ha degli effetti sulla risposta ai vaccini, noi allora dobbiamo veramente chiederci se ci siano delle risposte ottimali se noi vacciniamo un bambino mentre sta prendendo l'antibiotico, perché questa è una fase della vita, e dopo lo vedremo poi quando vi parlerò delle infezioni respiratorie ricorrenti, ma questa è una fase della vita in cui una socializzazione precoce a volte comporta una precoce e una frequente somministrazione di antibiotici. Adesso, senza entrare in questo momento nel merito della appropriatezza prescrittiva, però è un tema importante che infatti si sta affrontando. Cioè, non dimentichiamo che c'è anche una quota importante di persone che non rispondono quindi ai vaccini. Allora, una problematica complessa per cui, ancora una volta, non ha senso, ma non ha senso perché è la biologia che ce lo dice, pensare al vaccino ma avulso da quello che avviene nell'organismo e nell'ospite. E addirittura anche qui l'idea di una medicina personalizzata in cui dobbiamo chiederci se le persone, per esempio, allergiche o le persone obese abbiano delle differenti risposte alle vaccinazioni. Questi sono dei temi importanti. Allora, se il microbiota è così importante, noi dobbiamo considerare tutti i fattori che lo possono influenzare: la modalità del parto, la somministrazione precoce di antibiotici, pensate a un tampone vaginale positivo, la dieta, quindi latte in formula piuttosto che il latte materno. Quindi dobbiamo precocemente intervenire e sapere che quindi una modificazione del microbiota rappresenta un fattore di rischio. Allora, che cosa succede? Vi propongo quindi questo che è il modello patogenetico per spiegare
almeno in parte, la neuroinfiammazione nell'autismo. Cosa succede? Nelle persone con autismo, ma non solo, diciamo in tutte quelle condizioni che possono influenzare la barriera intestinale, un aumento della permeabilità comporta un ingresso di sostanze e di lipopolisaccaridi o di tutto quello che c'è all'interno del lume intestinale che disturba la risposta infiammatoria, la risposta immunitaria. Dopodiché, attraverso il circolo, le citochine possono superare e attraversare la barriera ematoencefalica, soprattutto nelle fasi precoci della vita, e attivare le cellule della microglia. Altra via è il nervo vago, che troppo spesso viene dimenticato, invece rappresenta una via molto importante. Allora, a livello della microglia, che cosa succede? Un disturbo, soprattutto se precoce, da parte di ciò che arriva dal lume intestinale può influenzare il differenziamento e la maturazione delle cellule della microglia e orientarle verso questo pattern pro-infiammatorio che produce appunto interleuchina 1 beta, la 6. Per unire questi temi vi propongo la vitamina D, come, perché insomma in sostanza è questo: c'è una grande letteratura su molti temi, però purtroppo fin tanto che la teniamo disgiunta non passiamo poi all'applicazione clinica. Quindi mi collego a questo discorso della permeabilità intestinale e del disturbo della risposta a livello della lamina propria per capire allora cosa fare, per esempio, di una vitamina D che ancora trova in pediatria delle indicazioni secondo le linee guida con una integrazione davvero bassa, perché siamo ancora alle 400 unità. Allora, la vitamina D ha una funzione da un punto di vista epigenetico importantissima, perché determina la trascrizione di geni che formano un cemento delle cellule epiteliali, dell'epitelio intestinale. Oltre a questo cemento, la vitamina D riesce a influenzare la trascrizione delle citochine e favorisce il compartimento T regolatorio. Allora, se lo mettiamo quindi in azione, vediamo che in presenza di un sufficiente livello di vitamina D noi abbiamo una continuità dell'epitelio e un compartimento Treg che tiene, mentre in assenza o in carenza di vitamina D aumenta la permeabilità, quindi saltano i mattoncini e c'è uno squilibrio della risposta infiammatoria con una riduzione dei Treg. Questo significa quindi che è importante mettere insieme il microbiota, il sistema immunitario e la vitamina D. Allora, se già nel 2008 su Pediatrics veniva riportato questo lavoro in cui si diceva, da una review, si diceva che era necessario riesaminare la questione e quindi chiedersi quale fosse l'apporto ottimale, allora forse sarà meglio, visto che sono passati veramente 12 anni, sarà veramente meglio che ci si metta mano. Questo è un aspetto fondamentale. Anche perché, vi propongo ecco, uno spunto, sapete che sono segnalati dei casi di malattia di Kawasaki in corso di Covid, malattia di Kawasaki tra l'altro che ha una correlazione, questo è uno studio del gruppo italiano che dimostrava la presenza di questi KIR, vi ricordate i recettori degli NK? Ebbene, quei pattern che erano stati dimostrati proprio correlati all'autoimmunità si confermano anche nella malattia di Kawasaki, quindi a confermare una predisposizione nella rottura della tolleranza. Ma oltre a questo, per esempio, la carenza di vitamina D era vista come un fattore di vulnerabilità.
uno studio, per carità, e comunque sono degli aspetti che devono sicuramente essere riapprofonditi, però la questione che vi pongo è questa. Allora, qui abbiamo dei bambini che stanno manifestando la Kawasaki in questi ultimi giorni in particolare, ma possiamo pensare che ci sia non soltanto la colpa di Covid, ma che anche 2 mesi trascorsi in casa e quindi in una situazione di stress e di mancata esposizione alla luce possa aver concorso anche. Questo non significa chiaramente che non affrontiamo le cose con le terapie adeguate, però vorrei portare la vostra attenzione sempre su una prevenzione di cui abbiamo già evidenza e che a questo punto deve passare all'azione. Quindi, per esempio, i miei bambini sono tutti quanti integrati con un apporto di vitamina D maggiore. Perché questo è, anche se ancora non sono state riviste, non è stata rivista la letteratura, credo che sia parte del compito. Altro argomento, sempre rimanendo nell'ambito dell'intestino, è questa sindrome del leaky gut, quindi una perdita, e quindi un intestino che fa quasi da colabrodo e quindi favorisce l'attivazione immunologica. In questo ricordo che la celiachia nell'ambito della patologia legata al glutine è solo questa, quindi c'è un'ampia parte della fisiopatologia legata al glutine di cui dobbiamo occuparci. Chiaramente qui è più semplice perché abbiamo DQ2, DQ8 e abbiamo le antitransglutaminasi, quindi possiamo fare diagnosi. Però non è che se non abbiamo uno strumento diagnostico tutta questa parte qui la ignoriamo. E questo è un aspetto estremamente importante a sottolineare, come il tema della sensibilità al glutine non celiaca questo argomento sia diventato rilevante. Guardate i dati della letteratura, quindi adesso nel 2013 un lavoro ogni 10 per la celiachia riguardava la sensibilità non celiaca, rispetto invece all'inizio quando proprio non se ne sapeva nulla. Ora, in quest'ultima parte invece vado più sulla clinica. Visti alcuni mattoni, diciamo, da un punto di vista patogenetico e avendovi dato questi spunti, vediamo allora come metterli in clinica. Gli argomenti potenzialmente sarebbero infiniti, affronterò quindi il tema delle infezioni respiratorie ricorrenti e poi il disturbo di spettro autistico. Allora, infezioni respiratorie ricorrenti sono una condizione molto frequente, queste sono le definizioni, quindi sopra 6 infezioni respiratorie all'anno, oppure almeno più di una infezione delle alte vie tra settembre e aprile, oppure oltre 3 infezioni delle basse vie all'anno. Massima incidenza nei primi 2 anni di vita, il picco, sapete, avviene, se avete dei figli, quando li inserite in comunità. Con la crescita questa condizione tende a risolversi. Nell'80% dei casi ha un'eziologia virale, il 50% delle forme batteriche è iniziato comunque come forma virale, rappresentano la gran parte del lavoro di noi pediatri e di fatto interferiscono pesantemente con l'organizzazione familiare e con la perdita dei giorni lavorativi. Quindi un problema importante. Sappiamo che ci sono questi fattori di rischio, quindi il precoce inserimento nelle comunità scolastiche. Vi ricordo che il sistema immunitario del bambino è fisiologicamente depresso nei primi anni di vita, perché abbiamo visto è per metà un tessuto non compatibile con quello materno, quindi nasce comunque fisiologicamente immunodepresso. E nel momento in cui quindi viene inserito in comunità, inizia poi a crearsi la propria libreria di anticorpi. L'esposizione al fumo, il numero di conviventi, c'è stagionalità, chiaramente il periodo invernale, l'inquinamento ambientale, che non è soltanto l'inquinamento outdoor, ma anche indoor, quindi un'attenzione che adesso cercheremo di portare avanti con la società di medicina ambientale, un'attenzione all'inquinamento indoor, quindi al cambiamento d'aria frequente, per esempio, nelle comunità. E poi ci sono fattori predisponenti come le allergie, l'ipertrofia adenoidea,
degli stati di malnutrizione. Occhio per i pediatri ai campanelli d'allarme che possono far pensare che in realtà ci sia sotto un'immunodeficienza primitiva, un'immunodeficienza congenita che deve essere quindi sospettata e affrontata in altra maniera. Ora, questo aspetto, questa problematica rischia di essere veramente causa di un carico di terapia antibiotica precocissima e se ha un senso tutto quello che ci siamo detti, vuol dire che una delle linee, diciamo, di prevenzione, dei principi di prevenzione per affrontare questo tema rappresenta un capitolo importantissimo. In particolare l'igiene nasale, gli esercizi respiratori, e ora vi mostro allora l'igiene nasale, quindi una corretta posizione per i lavaggi del naso, quindi non sdraiati e con il muco che molto spesso si infila in ogni pertugio e poi alla fine stressa il bambino in una maniera impressionante. Degli esercizi respiratori che poi vi mostro che riescono a mobilizzare le secrezioni. L'attività fisica, anche per quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi, quanto sia importante. I bambini molto spesso non respirano, soprattutto bambini stanchi, bambini stressati, hanno il respiro bloccato. Questo aspetto della respirazione è importantissimo. L'alimentazione, con quello che ci siamo detti prima, un'integrazione di sali minerali, vitamina D e C sono la base della prevenzione dei probiotici e sicuramente un'integrazione buona, soprattutto se fanno terapie antibiotiche. E poi questo è un aspetto importantissimo, il rispetto della convalescenza, perché durante l'infiammazione viene prodotto anche interleuchina 10, subito dopo nella convalescenza c'è interleuchina 10 che immunodeprime, quindi nella fase di convalescenza il bambino è estremamente suscettibile e rischiate veramente che il bambino vada in loop e si inceppi precocemente. Questo tema credo davvero sia importantissimo nell'ottica poi di uno stato di salute nell'età successiva. Se nonostante questo c'è comunque una ricorrenza delle infezioni, è chiaro, scusatemi, nel momento in cui si fa l'infezione e ci sono dei segni di sovrainfezione batterica, chiaramente c'è la terapia antibiotica. Quello che vi posso dire è che selezionando i casi di terapia antibiotica quando serve, davvero l'efficacia è immediata, quindi è un sistema che insomma negli anni ha dimostrato di funzionare. Dicevo, se comunque nonostante questo c'è una persistenza del quadro, allora si valutano degli interventi di secondo livello e in questo caso il supporto della funzionalità mitocondriale io lo ritengo veramente importante poi, proprio perché sono bambini, come vi dicevo, inceppati. Ecco. Questo è un sistema molto semplice per favorire la rimozione delle secrezioni dell'albero bronchiale, quindi alternare tosse e bolle. Con le bolle si verifica una espirazione contro pressione positiva che quindi sposta le secrezioni dalla periferia al centro dell'albero bronchiale, con la tosse si rimuovono. Questo sistema consente quindi di ridurre il ristagno di muco. Chiaramente bisogna evitare di fare questa cosa magari in fase di dove ci sia asma, e quindi dobbiamo chiaramente, non che gli asmatici non lo debbano fare, però bisogna fare attenzione al fatto di non sovraccaricare, di non creare un asma da sforzo in particolari condizioni. Questo per rispondere ad una domanda che avevo visto nella chat la volta scorsa. Di nuovo, dicevo, yoga ed esercizio fisico. Ecco, se guardate i lavori sull'attività fisica sono in gran parte lavori che vengono eseguiti, ma dove c'è già il problema, quindi sull'obesità. Invece, ho fatto veramente fatica a trovare dei lavori per il mantenimento dello stato di salute. Yoga, questo anche inserito nelle scuole, è fantastico, perché tra l'altro
Per esempio, immaginatevi andare in sala mensa e anziché continuare a berciare, a dire a tutti i bambini di stare in fila, dire di fare la gru e quindi comunque metterli su un piede solo. Non possono andare da nessuna parte, si divertono e c'è una calma davvero notevole. Quindi, insomma, bisogna veramente ripensare ad una qualità della vita del bambino, fin dalle epoche precoci, anche non pensando semplicemente alle molecole o ai farmaci. E qui, per concludere questa parte, vi propongo questo lavoro che dimostra come l'impiego di farmaci sintomatici, quindi questi aspetti soppressivi dell'infiammazione, siano correlati poi con un maggiore rischio di contagio, ed è chiaramente perché se uno sta meglio ritorna in comunità e quindi contagia gli altri. Ecco, credo che una riflessione seria su che cosa significhi fare un'educazione al mantenimento dello stato di salute e al controllo delle malattie infettive debba includere anche questo, perché io credo che siano inguardabili, io trovo inguardabili delle pubblicità in cui si vedono delle educatrici dell'asilo che prendono il farmaco antinfiammatorio e il giorno dopo sono lì sorridenti a spargere virus tra i bambini. Quindi dobbiamo veramente capire allora che cosa vogliamo fare. L'ultimo aspetto, quindi, disturbi di spettro autistico, come altro esempio per mettere, diciamo, all'opera, mettere in azione quei capitoli, diciamo, della patogenesi di cui vi ho parlato all'inizio. Allora, l'autismo è un comportamento, quindi viene descritto sulla base di queste caratteristiche: difficoltà nella comunicazione e dell'interazione sociale e interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Questa è la sua definizione. Altra cosa è dire che cosa hanno le persone con autismo. Ecco, vorrei essere chiara fin da subito su questo. Ora lo vediamo. Allora, l'autismo ha presentato un aumento e un'impennata di prevalenza con questo dato del CDC. E anche in Italia l'Istituto Superiore di Sanità riporta un caso su 77. Indubbiamente siamo molto più attenti a far diagnosi. C'è stato un cambiamento nel tempo dei criteri di diagnosi, però a parte questo c'è indubbiamente anche un aumento reale. La maggior parte della comunità scientifica concorda sul reale aumento. Allora, di che cosa stiamo parlando? L'autismo è definito come da tempo come un comportamento, cioè il comportamento è quello che noi vediamo, quindi la parte emergente dell'iceberg. Per un po' abbiamo pensato che alla base di questo comportamento ci fosse un'alterazione genetica di tipo mendeliano, perché vedevamo delle ricorrenze all'interno delle famiglie, quindi una sorta di modello on-off, luce accesa, luce spenta. Mentre che cosa è successo? Negli ultimi anni intanto, come vi dicevo, la prevalenza è aumentata, quindi l'iceberg è decisamente più grande. Parliamo poi di non più di autismo, ma di disturbo di spettro autistico, perché in realtà si è visto che ci sono tantissime possibili combinazioni di queste caratteristiche del comportamento, quindi il comportamento è uno spettro. Ma oltre al comportamento, le persone con autismo hanno anche altro, hanno delle comorbidità che richiedono di essere inquadrate da un punto di vista patogenetico. Quindi il modello non è più luce accesa, luce spenta, ma è una interazione tra genoma e ambiente, quindi rappresentata con questo sistema di illuminazione che trova una spiegazione in un modello epigenetico, in una patogenesi su base epigenetica. Questo è importante perché quindi tutta la fragilità che è crescente negli ultimi anni, siamo sempre più bravi nel sostenere la vita di bambini molto piccoli, però è chiaro che questa è una fragilità di cui tener conto e sulla quale è importante avere degli strumenti per poter agire a scopo preventivo. Quindi gli salviamo la vita, ma dobbiamo anche fare in modo che la loro vita sia degna di questa
di questo nome, quindi debba essere, il bambino debba essere supportato nel modo migliore. Vi ripropongo allora questo modello per ricordarvi come la complessità e queste traiettorie, che sono quindi delle traiettorie di fragilità, siano alla base del disturbo della costituzione della rete sinaptica, che poi si traduce nei comportamenti che chiamiamo autistici. Come insorge l'autismo? Come ci si accorge che il bambino ha un comportamento anomalo? In molti casi, durante lo sviluppo, il bambino non acquisisce delle competenze, quindi il neurosviluppo risulta sempre più distante dalla linea verde, quindi dalle competenze che noi ci attenderemmo in uno sviluppo regolare. In altri casi c'è una crescita, quindi un'acquisizione nei primi mesi e poi ci si ferma nel corso del secondo anno di vita. E l'altra evenienza veramente drammatica è l'autismo regressivo, cioè bambini che arrivano fino ad un certo punto e poi nel giro di poco tempo perdono delle competenze che avevano precedentemente, quindi tipicamente non rispondono più al nome o non guardano più negli occhi. Ecco, il contatto oculare, la perdita del contatto oculare è uno dei campanelli d'allarme, quindi sono disinteressati, molto spesso sono particolarmente irritabili, soprattutto questi che hanno l'autismo regressivo. Allora, questa traiettoria, ecco perché insisto molto sul concetto di traiettoria di fragilità, è una traiettoria che parte da molto lontano. Ed è una traiettoria anche che non finisce, nel senso che una volta insorto l'autismo ci sono degli altri aspetti che, voglio dire, non, autismo non sono, ok? L'autismo è la definizione di quel comportamento lì, ma qui avere a che fare quindi con l'epilessia o con i disturbi in epoca puberale, abbiamo quadri di sindrome metaboliche, non posso mostrarvi tutto quanto e quindi posso solo accennare ad alcuni aspetti, le comorbidità che ora vi farò vedere. Allora, questo significa che davvero dobbiamo concettualizzare un modello patogenetico che non coinvolge soltanto il disturbo, il sistema nervoso, ma coinvolge anche altri organi e tessuti. Ed è assolutamente plausibile che un disturbo della programmazione epigenetica non riguardi soltanto il sistema nervoso. Allora, per rispondere quindi a queste domande e capire come agire in maniera puntuale su questa traiettoria disturbata, la letteratura adesso ha una immensità di lavori che riguardano questi aspetti, come vedete anche la disfunzione mitocondriale, lo stress ossidativo. Al centro ho messo la risposta immunitaria, perché è poi l'ambito di cui mi occupo, ma anche perché, come avete visto, è un po' al centro e unisce tutti questi disturbi e questi deficit che sono elencati nel cielo stellato. Questo è un po' un elenco della spesa, quindi poco utile, serve solo per ricordare come effettivamente ci siano delle significative correlazioni con anomalie del sistema immunitario. Vi riporto, sempre un po' per parlare della Cenerentola del sistema immunitario, un riferimento all'infiammazione alla risposta innata con quell'inflammosoma, ve lo ricordate, quella specie di fiore che dicevo, attiva la caspasi e porta all'interleuchina 1 beta. Bene, questa è una citochina molto importante nella neuroinfiammazione, che è stata dimostrata almeno in una gran parte delle persone con autismo, e il mitocondrio, quindi una disfunzione mitocondriale e una serie di altri fattori sono tra i che sta approfondendo molta ricerca su questi aspetti. Allora, se ci sono questi meccanismi patogenetici, non ci sorprende il fatto che ci siano delle sovrapposizioni anche per i quadri clinici, per tutta una serie di condizioni che
chiamiamo in vario modo, quindi dalle pandas, le pans, le pitand, quindi abbiamo bambini, per esempio, persone, non soltanto bambini, con autismo che hanno dei peggioramenti importanti quando vengono attivati, quando viene attivata la risposta immunitaria anche in seguito a raffreddori, e poi questa è una condizione che i pediatri conoscono bene, questa FAPA, quindi forme febbrili ricorrenti autoinfiammatorie, e in diversi casi di FAPA, insomma, stando attenti e sapendo che cosa cercare, si possono trovare delle caratteristiche del comportamento che possono, insomma, meritano, diciamo, delle valutazioni specialistiche o comunque dei consigli ad hoc ai genitori. Questo ancora per sottolineare questa stretta attinenza, per cui quando, ecco, non, il messaggio in sostanza è questo: non escludete davanti ai disturbi, per esempio, dell'apprendimento, quindi le 4D, all'autismo e poi al disturbo ossessivo compulsivo, l'ossessivo provocatorio, la ADHD, non escludete gli aspetti organici, perché la neuroinfiammazione è un collegamento con dei fattori ambientali, ma di tipo biochimico, molto spesso legati anche all'alimentazione, possono avere una funzione per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. La febbre in diversi bambini con autismo ha quasi un effetto miracoloso. Qualcosa succede, è come se temporaneamente in fase febbrile sparissero i sintomi autistici. Capite l'enormità? Voglio dire, vuol dire che davvero ci sono dei disturbi di software a livello cerebrale che dobbiamo capire bene, perché vuol dire che il nostro obiettivo deve essere mantenere e sostenere, diciamo, rendere stabili queste fluttuazioni che osserviamo durante la fase febbrile. L'ultimo aspetto, quindi, dunque, abbiamo una neuroinfiammazione quindi dimostrata a livello ottico sulla base di numerosi lavori che studiano le anomalie del sangue periferico, ma andiamo sulla clinica. Allora, molte persone con autismo hanno questi disturbi, quindi allergie, delle disfunzioni gastrointestinali. La letteratura è molto chiara su questo, quindi un messaggio ai pediatri: le persone con autismo e nelle persone con autismo i disturbi gastrointestinali, i disturbi del sonno, epilessia, allergia andrebbero sempre ricercati. Il problema è che sono dei veri mastermind internistici, perché la semeiotica medica in queste persone è diversa. Quindi il messaggio è: il paradigma su base epigenetica ci fa comprendere perché sia importante, sia corretto considerare la persona con autismo una persona con un disturbo sistemico. Questo è importante, quindi, sia per quello che dobbiamo cercare di fare nel modo migliore per gli aspetti di prevenzione primaria, sia per dare a queste persone una terapia adeguata che risponda a tutti i bisogni di salute. Disturbi gastrointestinali, analisi di qualche anno fa di Pediatrics, dicevo, il problema però è la semeiotica, qui la rana dorme o ha mal di pancia. Qui, per esempio, Beniamino non dormiva ma aveva mal di pancia, e quindi un quadro gravissimo di enteropatia eosinofila che ha richiesto quindi un intervento molto importante. Questo è un altro quadro che mi ha mandato Giorgio Selvaggio, un quadro di enterocolite necrotizzante, guardate qui la pneumatosi intestinale, e a questo il ragazzino è arrivato, ma dopo una evoluzione fibrotica, quindi immaginatevi dolori per anni, un'evoluzione fibrotica del colon discendente e questo risultato. Allora, quindi l'interessamento intestinale e l'infiammazione in queste persone non sono delle slide, questa è vita. E questo è quindi il dolore che in un certo senso posso dire che in questi ultimi anni ha costituito il mio personale esposoma, e quindi un invito a sostenere e guardare la persona con autismo in tutto ciò che porta.
Occupandomi di immunologia mi è stato chiesto quindi di occuparmi degli aspetti immunitari dell'autismo in questi ultimi anni e quindi chiaramente in questo significa che per le persone con particolare infiammazione mi viene richiesta quindi una consulenza da parte degli esperti di autismo italiani per quanto riguarda l'eventuale sospensione degli adempimenti vaccinali. E qui trovate in questo lavoro scritto con Ernesto Burgio la conclusione a cui siamo arrivati, quindi una posizione diciamo di equilibrio tra un sostegno del vaccino profilassi come strumento di prevenzione all'interno di un sistema immunitario che però va conosciuto. E devo dire che in questi anni l'interazione con i colleghi pediatri per spiegare questi aspetti delle persone con autismo che nella formazione non sono tanto affrontati, ebbene, è stato comunque proficuo e importante anche per me. Mitocondri, diciamo che i mitocondri nell'autismo sono stati portati da questo ricercatore, Daniel Rossignol, che ha avuto prima un figlio e poi subito dopo anche un altro, entrambi con un autismo regressivo e quindi ha voluto capire che cosa ci fosse, insomma, perché vedere sparire i suoi figli così non era accettabile per un ricercatore che quindi ha dedicato, trovate numerosi lavori quindi di Rossignol rispetto all'autismo e alla funzionalità mitocondriale, perché effettivamente la letteratura è molto importante su questi temi e anche una produzione italiana, quindi credo che siano adesso in ascolto, quindi sia il dottor Ghezzo e la professoressa Marina Marini che hanno veramente contribuito molto in Italia ad approfondire con lavori di qualità questi aspetti. E allora, e ho quasi concluso, il punto non è l'autismo, in particolare la ricerca sull'autismo me lo ha insegnato molto chiaramente e con Covid ve la ripropongo e anche per il futuro ve la ripropongo. Il punto non è semplicemente che cosa studiamo, ma anche come lo studiamo, perché fin tanto che ci dedichiamo ad una ricerca fatta a canne d'organo, noi l'obiettivo che ho dichiarato all'inizio, cioè una medicina personalizzata che intercetti i bisogni di salute della persona, bene, questo obiettivo non lo possiamo raggiungere, quindi è uno strumento che bisogna suonare. Allora, per quanto riguarda l'autismo, questo cammino, diciamo, trasversale ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'autismo, e quindi qui riconoscete Fanos, Burgio e poi Enzo Grossi, che è appunto l'autore di quei lavori con il modello delle reti neurali artificiali, e ancora con questo, e di questo veramente sono molto grata alla professoressa Marini, questa è una ricerca, e vi leggo con calma il titolo perché merita: biomarcatori clinici, biochimici, immunologici, microbiologici, bambini con disturbo di spettro autistico, basi per un assessment coerente con un modello patogenetico complesso, quindi rendere semplice, ma non più semplice di quanto possibile. Tra questi appunto, quindi la coordinatrice, diciamo la capofila, la professoressa Parmegiani, ma chi ha messo insieme davvero tutti i pezzi è la professoressa Marini, riuscendo a farsi in questa squadra per la metabolomica. Ecco, questo è stato il significato, quindi questa è la ricerca che si è classificata al primo posto, perché poi contiene anche degli aspetti che riguardano il microbiota, nei finanziamenti della Fondazione Italiana Autismo di quest'anno. Ma a parte il ringraziamento alle famiglie che hanno creduto, e quindi anche in questo momento così difficile, perché la giornata mondiale per l'autismo era il 2 d'aprile, ma anche in questo momento così difficile le famiglie hanno sostenuto, e quindi siamo comunque riusciti, contrariamente a quanto ci aspettavamo, a
raccogliere dei fondi per questa ricerca, ma è la dimostrazione del fatto che abbia senso insistere per una interdisciplinarietà, quindi è possibile. Allora, e ho concluso, tornando a Covid, adesso questo è ciò che dobbiamo fare, quindi le 3T per affrontare questa fase, cioè il testare, tracciare, trattare, testare, piccola nota, scusatemi, ho visto eseguire dei tamponi nasali proprio nella parte anteriore del naso, ricordo che sono dei tamponi naso-faringei, quindi l'inclinazione della testa per fare un tampone ben fatto è importantissima. Tracciare, ci auguriamo che oltre al tracciare ci sia poi una struttura sotto, perché una volta che poi abbiamo tracciato dobbiamo sapere cosa fare. Sul trattare credo che ci sia molto da lavorare e su cui convergere, perché se ha un senso quello che vi ho detto vuol dire che davvero dobbiamo fare sicuramente dei trial clinici randomizzati e controllati, però anche riflettere su tutto ciò che sappiamo, cioè la vita e la cultura scientifica non inizia con Covid, ma abbiamo un'evidenza scientifica su alcuni meccanismi fisiopatologici già ben consolidata. E poi il problema del follow-up, questo discorso che vi facevo sulle fibrosi polmonari e modelli di prevenzione specifica per gruppi a rischio, in primis la gravidanza. E poi imparare da Covid, quindi per quello che riguarda la fragilità sottostante che Covid ha così drammaticamente evidenziato. E allora questa è la questione, poi alla fine, dopo tante parole, la questione è veramente capire se vogliamo fare un cambiamento, perché altrimenti così rischiamo davvero di continuare a raccontarcela tra di noi e magari ciascuno potrà seguire bene i propri assistiti, però molti di noi davvero non credono di poter tornare ad una normalità, ma tutto sommato non la vogliamo neanche la normalità che c'era prima. Questa quindi è una proposta, usare quindi il respiro e la modulazione dell'ossigeno come fil rouge per un programma di prevenzione a tutto campo. E allora, ritornando a questa situazione in cui siamo dei criceti sulla ruota, dove il motore, quindi l'esposoma in questo caso è Covid, abbiamo veramente bisogno di trovare una coerenza. Io credo che questa coerenza che ciascuno di noi può trovare, ma in un'alleanza culturale, e sentendo che non è solo. E quindi concludo con questa immagine dalle neuroscienze e lasciandovi quindi una riflessione su che cosa sia il dono. Quindi grazie Giorgio, e vi ringrazio molto per la...